Many people thought the automobile would never replace the horse, but it certainly took the place of the parlor sofa on a Sunday afternoon. Those old cars looked funny, but they struggled along in spite of the horse laughs. Let's all sing about the old olds that's still rolling right along. Now follow the ball. Young Johnny Steele has an Oldsmobile. He loves a dear little girl. The queen of his gas machine. She has his heart in a whirl. Now when they go for a spin, you know she tries to learn the auto, so he lets her steer while he gets her ear and whispers soft and low. Cristiane, e la mia macchina è come un albergo pieno, che c'è la sala di cose preziose, un museo, camera da letto per i bambini, una cucina, la sala tutta, che tutta la macchina è disinfettata dagli insetti, camera da letto per i genitori, bagno, c'è tante scatole, che in ognuna di queste scatole c'è un modellino di ognuna di queste delle macchine del mondo e appena ne apri una diventa di grandezza naturale e poi la mia macchina si restringe e va dentro la scatola, poi quando voglio prendere la mia macchina riapro quella cassetta e l'altra torna dentro. Poi c'è anche una cassaforte e una banca. Gentlemen, start your engines. Hello.
Da un certo punto di vista l'automobile è una casa, però è molto di più di una casa, nel senso che l'automobile in qualche modo ti libera dalla casa, cioè è una casa che però le cui finestre sono aperte al mondo. Questa è la cosa impressionante anche dall'inizio dell'automobile, è il finestrino, cioè il fatto che il mondo diventa tutto un paesaggio, no, percorribile, cioè che tu vedi le cose, sei in mezzo alle cose, ma comunque le vedi attraverso una finestra. Cioè l'automobile da questo punto di vista è anche la mamma della televisione, perché il tergicristallo è una finestra sul mondo. This is the American dream of freedom on wheels. An automotive age traveling on time-saving superhighways. Futurama's free-flowing channels of concrete and steel. But these wide lanes of reality actually measure out to just a few miles scattered far apart across the friendly face of our land. We have become the nation on wheels, with more motorized mobility than ever dreamed of before. Though we have the greatest highway system in all the world, it can't carry the mounting traffic of our growing greatness. We're running out of roads. We didn't dream big enough. Oggi però probabilmente la cosa impressionante è che siamo tutti coscienti del fatto che c'è una parte di incubo nel sonno, cioè che comunque le automobili sono anche la prima causa della mancanza di libertà, degli ingorghi, degli intoppi che ci costano una vita, no? Cioè che in qualche modo che sono pericolose. Noi non possiamo più permetterci l'estensione delle città come si sono estese negli anni 50, 60, 70, cioè con col sogno di trasformare tutta la città in una specie di snodo autostradale. Cioè, quindi in qualche modo c'è una cosa doppia: da una parte l'automobile ha veramente ucciso la città, dall'altro canto la città ormai rifiuta, cioè proprio è il primo termine che rifiuta la presenza dell'automobile. Thank you.
Just keep rooting around. Load and unload, buddy. That's what to do, like a bunch of sheep. The sound of our times keeps blasting. L'automobilista è un flâneur, è qualcuno che ha un rapporto col mondo molto da fruizione disincantata e distaccata, che ha un rapporto con gli altri nel traffico, che non è un rapporto vero, nel senso che poi le persone le vedi attraverso i vetri, ma non è che c'hai un rapporto umano diretto, no? Però questo qui fa parte anche della costruzione un po' del diciamo, dell'indifferenza, no? Che è anche uno delle cifre della modernità, cioè tu sei nel mondo ma sei indifferente al mondo e agli altri. Rings up store sales today is parking space. It's as important to volume as shelf space and display windows. Best investment a town can make. Lots of parking. Every day it gets worse shopping. It's not just a matter of getting through the congestion. It's impossible to find a place to park. Can I do? Great automobile factories and the grounds encircling them are never empty. Like mighty reservoirs, they feed the streams of cars along the highways. A million families call for motor cars. The work of men who make them is always in demand. The new automobiles stream from the factories, spreading pleasure and speeding business all across the country. The destination? Everywhere. Thank you.
diciamo, l'ebbrezza del guidare l'automobile sta proprio in questo fatto di avere una specie di facoltà in più, no? Che però riesci talmente a introiettare che alla fine non noti nemmeno più gli strumenti. Cioè, per esempio, quando uno impara a guidare non ha più il senso del fatto che deve muovere i pedali, no? L'automobile fa parte di quel saper fare, che sono tutti meccanismi automatici che noi impariamo e poi dimentichiamo. Camminare fa parte di uno di questi automatismi, no? Di queste tecniche del corpo, come gesticolare, come dormire, come buona parte delle facoltà umane. Allora, la cosa impressionante è che guidare è diventato una facoltà, cioè proprio al pari del parlare, al pari del camminare, è diventata una facoltà umana. What a car. La mia macchina innanzitutto è fantastica. Qua può guidare da sola. Qui ha un binocolo, così mentre lei va da sola io posso guardare tutte le stelle. Poi invece lei va molto piano perché le devo osservare per bene. E ho scelto questi colori perché si deve vedere nel buio. Ovviamente questa macchina gira solo per la notte. È molto grande, che così io ci tengo tutti i fogli dove ci scrivo le informazioni su delle stelle che ho visto. Sopra la macchina c'è scritto 5 stelle perché proprio a me piacciono molto le stelle. Push-button magic. So whether you bake or broil or stew, the Frigidaire kitchen does it all for you. It's a what? It's a swing wing. It's a wing wing. A brand new transit grand fun thing. It's a what? Well, ladies and gentlemen, this commercial is going to use subliminal advertising. Uncle catch a fish and give a toot. Be an owl who cries. It's fun, monkey's uncle time. Whittle, waddle, quick, quick, quick. Do the build a tower trick. 12 stunts, just 3 chides. Case of ties in monkey's eyes. And you're a monkey's uncle. Engineers' dreams become reality. Give you drivers ideas, maybe? This is the sound of a human heart. Un giorno stavo andando in macchina e ho sentito tantissimi buoni odori. Pizza, erba tagliata, fragole, gelato e tantissime altre cose. E a un certo punto ho detto, qua in pratica è come se ho già cenato, e siamo tornati a casa.
Secondo me quegli odori venivano dai ristoranti che erano in strada, visto che lì si poteva cenare fuori, allora si sentivano gli odori delle cose che ordinavano i clienti. If you're looking for a mate and you want to make a date with a girl that's never late, we're always at your service. Large and small ones every size, some are dumb and some are wise. We don't have to advertise that we're always at your service. In uniform so neat, each one demure and sweet. What we serve will be a treat. Here's a place to eat. So every time you make a call, your tips may be large or small. Sometimes there are none at all. Still, we're always at your service. Ciao, posso avere un menù classic con le patatine tonde, ce le hai? No, le patatine ho le classiche, sono cioè uguali a quelle classiche, ma sono finissime, più sottili. Dammi quelle normali allora. Menù? Sì, menù. Ok, da bere? Da bere succo d'arancio? Sì. Ciao, buona giornata. Io sono molto spaventato perché vedo persone che perdono totalmente il controllo sulla loro, sul loro peso, no? E non ragionano, no? E non ragionano. Io sono rimasto veramente basito non più di un mese fa di fronte a una persona che è venuta da me perché voleva entrare in uno di questi percorsi, eccetera, eccetera. Dico, ma adesso quanto pensa di perdere? Ma dice, sa, mi sono pesato 3-4 mesi fa, ero intorno a 120, adesso penso di essere cresciuto, sarò 130. No? L'ho messa sulla bilancia, era 177. No? Allora, esiste una sindrome, che è la sindrome delle apnee ostruttive, in cui le persone non ne fanno una durante la notte di queste apnee, ma arrivano a farne 50, 60 ogni ora, 30, mettiamo 30 ogni ora, uno dorme 7 ore, convinto di aver dormito bene 7 ore, in realtà è stato risvegliato 210 volte. E allora cosa ti succede alla mattina? Che hai un sonno boia, ti addormenti mentre io parlo. Ma il guaio è che si addormentano in macchina. E ricordatevi che oggi c'è una legislazione che chi ha la sindrome delle apnee ostruttive non può avere la patente. E se guida con la sindrome delle apnee senza correzione, c'è il rischio che le assicurazioni non paghino. La cosa interessante secondo me dell'attività fisica, per cui vale la pena cominciare a farla e magari raggiungere quei 30 minuti che anche durante la visita medica, durante la visita con le dietiste vi sentite dire, i famosi 30 minuti al giorno,
cosa volete che siano 30 minuti in cui brucio energia rispetto alle 24 ore. Il fatto è invece che nelle ore successive a questo movimento, per ristabilire l'equilibrio che voi avevate prima di cominciare a fare attività fisica, l'organismo ci mette un pochino. Vuol dire alla lunga aumentare il metabolismo basale, riuscire a consumare di più anche a riposo. Prima, quando ero in macchina, molte volte mi fermavo ai fast food, mangiavo cose così in fretta perché il tempo era poco. Attualmente invece come ti stai gestendo? Ti fermi a un ristorante? Beh, a volte mi preparo a casa le cose, mi fermo e me ne mangio, oppure vado in un ristorante, mi prendo un po' più di tempo e quindi ho il tempo anche di guardare e misurare le cose. Pensi che sia una cosa questo cambiamento di abitudine così comunque radicale, perché dal fast food alla trattoria controllando e misurando il salto è grande? Ma in realtà è positivo perché prendo un po' più cura di me stesso, un po' meno nevrotico, sì. Looking for a mate, and you want to make a date with a girl that's never late. We're always at your service, large and small ones every size. Some are dumb and some are wise. We don't have to advertise that we're always at your service. In uniform so neat, each one demure and sweet. What we serve will be a treat. Here's a place to eat. So every time you make a call, your tips may be large or small. Sometimes there are none at all. Still, we're always at your service. When you travel near or far, drive up in your motor car. You can sit right where you are, for we're always at your service. Car designer basically has that, so he does it as a passion. He does it with passion. So passion, the talent, and then you have to learn the skills. So you learn the skills, and the skills are basically, as we all know, as we see, are very much connected with art. It's sculpture, it's architecture, it's a sense of balance, it's a sense of volume, it's a sense of movement, a sense of solidity. And I think these are the things that make it so interesting. Because, for example, in architecture, basically, you're dealing with something which is static. You know, you got a building, it's like this way, it's sitting. It's something which is static. That's its purpose is to stay there. You know, the car, its purpose is to stay there because you see it also when it's parked. You see it, you like it or you don't like it. So it has to have aesthetic qualities when it's sitting somewhere in the middle of the road or in a parking place or even in the car dealership. But at the same time, it has to look very good when it's driving, when it's moving, you know. The Now Cars. Rebel, the first excitement machines in the intermediate class. With engines for now, 343 Typhoon V8. With innovations and styling for now. Mm-hmm.
As the stylists surround our lives with functional forms of beauty, so they surround themselves in an atmosphere of aesthetic challenge. For the studio of design is an inspiration in itself, where men and women, representing a variety of talents, join their efforts and materialize their dreams. Let us look at an example of how styles and designs are created and developed. Working in an artistic atmosphere, men and women of taste and imagination come together to take on the task of creating a design which will express a new look. Since you have it right now, I think you have the blue. Maybe can you go to the layer at the moment now and try the blue, change the color of the blue? Yeah, maybe you can try as you're doing this. Stylist, engineer, draftsman, and clay modeler, as well as the specialists on color, fabrics, and metals. The creation of a new design is a complex process and a tremendous challenge worthy of their most exhaustive effort. And because the newest designs must be kept confidential until just the right moment, the stylists work in rooms that are constantly locked. And here the dream begins. As the basic concepts of the design problem are defined and outlined. Yeah, the clay model allows you to take the idea probably you most probably you had before with the sketch. Again, you have your hand influence, and still your hand influence will go on the clay model because the clay model is very manageable. You know, you can add and you can take quite easily. So you can work there in order to arrive on the perfection you're looking after. And the clay model requires a lot of attention. You have to make sure all the surfaces work well, the movements are correct, you have to look at it this way, that way, touch it, you know. You want to make sure from every angle and every distance you have the car, the composition works as good as possible. We have to understand how objects move in space, how the light comes and drapes over an object. We have to understand an object which is more round. We have to understand how we can make an object which is flatter and all of these things. This is not theory. This is you take it and you make it.
You know, you cannot talk about it, you just have to do it. Fuori, tutto, ancora, quando non ce la fa più dentro. Bene, calmo, questo è andato un po' meglio, dai. Bene. Il cuore non è male. Bene. 2,7, 2,5. Beh, neanche gravissima alla fine, sta rispondendo bene alla terapia, fortunatamente. Fortunatamente va meglio. Abbiamo lo sufficiente. Va malissimo. Bene.
Pronto, buongiorno. Volevo ordinare le bombole per lunedì mattina. Veronesi Paolo, via del Pino, Monte Renzio. 13. Sì, al numero 13, lo sanno, è già registrato. Mi raccomando, quella grande, perché con la piccola non riusciamo a fare una settimana. Va bene, benissimo. Grazie, buongiorno. Preso poi tutte le medicine? Certo. No, la cardiospirina non l'hai presa? La prendo dopo che ho bevuto il caffè. Cambio discorso. Hai visto andare giù a Bologna come sei stato poco bene? Sì, a respirare tutto quell'inquinamento che c'è giù? In via Ernaia non si può girare. Se sei dalla macchina non respiri, è una cosa, guarda, infernale. No, bisogna che ci ricordiamo... Che dobbiamo stare a Monte Renzio. No, ma se andiamo giù a Bologna, di mettermi la mascherina. Ah, che così respiri. Così sto solo... Ah, ma guarda, non sento quegli odori lì. Dà fastidio a me respirare a Bologna, perché siamo abituati, abbiamo la fortuna di abitare qui, e quindi... Come andiamo? Andiamo abbastanza bene. Gli esami effettivamente sono buoni. Torace è stabile, la gasanalisi è migliorata, gli esami del respiro sono, direi, a dei livelli ottimali per lei. A casa le cose come vanno? Vanno bene, ma adesso per fortuna che ci sono delle giornate così, io abitando in collina mi trovo anche con l'aria buona, capito? Sento proprio la differenza. Perché sono lei cose... quando è qui in città non solo si respira il gas scarico, ma inala anche quello che, per esempio, è il prodotto di usura dei freni, del ferrodo. Una volta dentro ai freni il ferrodo c'era anche amianto. Ma... poi abbiamo le mescole dei pneumatici. Pneumatici, una volta che si consuma, va nell'aria, vengono inalate, e anche questo crea altre problematiche. Quindi senz'altro, se lei è in una zona protetta, fra virgolette, è un grosso vantaggio. Non vado in giro, ecco, perché io... Vabbè, con calma, con calma, fare cose, non ci sono problemi, lei si può muovere molto serenamente, più lento, perché tanto lei fa il passo lungo che le consente la camera. Certo. A sinistra base. Che siamo a posto, ci vediamo fra 3 mesi per un controllo. Perfetto. Aggiudicato.
Quando vado in macchina con i miei genitori, sto molto attenta ai suoni e ai rumori. Il cane che abbaia, il motore della macchina e soprattutto le canzoni della radio, perché mi piacciono tanto. What you're saying is one of the most interesting and important experiments in driver education today. And it proves that some people really do drive like six-year-olds. Vous avez pris des mesures le long de... Ouais. En fait, là, c'est celle qu'on avait fait. Donc, on avait une heure de mesure où on suivait le même chemin constamment. Et à partir de ces mesures, nous, on s'est intéressé à faire tout un traitement qui permette de reconstruire les cartes de bruit. Par exemple, le nord du site, avec un axe très circulé, et en haut, l'autoroute. Donc, et par contraste, le sud, qui est une zone avec des arbres et qui est beaucoup plus loin du trafic, est elle plus calme. Et le principal intérêt, c'est que les cartes de bruit classiques, elles sont faites avec des recensements de trafic et des calculs de propagation. Et là, on a par contre une prise en compte de toutes les sources qui viennent impacter l'environnement sonore. Donc, on avait un grand nombre d'indicateurs acoustiques. Mmh. Et donc, toutes les bandes de fréquence, beaucoup d'indicateurs statistiques, avec une hiérarchisation, une classification des indicateurs, on a réussi à montrer les indicateurs les plus pertinents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à voir quelles sont les zones homogènes du point de vue acoustique.
On essaye de modéliser la façon dont le son va se propager dans la rue pour pouvoir après développer des logiciels pour la prévision sonore du bruit dans l'environnement. En fait. Et par rapport à la source, est-ce que le signal que tu as envoyé, il est représentatif du bruit réel des voitures qui vont passer dans la rue, ou là c'est juste un signal de travail en gros, non, là, large ça bande va être, ouais, ça va être un signal de travail, plutôt un bruit blanc, donc okay. Large bande, c'est beaucoup plus simple après à traiter. D'accord, ok. Thank you.
gira in 47-48, te stai girando in 45, dovresti farcela a passare il 2-3. The way that I believe that the car connected to people is becoming an avatar. Avatar is, you know, from the Indian concept of the avatar, was the gods were represented in another form. Okay, that was their avatar. And a car is basically you in another form. If you see why people, you know, pick their noses in cars on the street, why do they do that? Because they think nobody's looking at them. They're seeing their avatar, the outside. Well, that's me. It's not me inside. I can do whatever I want. Nobody can see me. You know, they say you're really only invisible three times in your life. That's one when you're drunk, the other when you're like over 30 at a teenager party, and the third time is when you're in a car. You think nobody can see you because the avatar represents you. And as long as it's doing that, then it can be different for lots of people. The same vehicle can have a complete different representation for other people because they project themselves into it and from there onward to the public. When you see a car, and you have that mindset, that car is telling somebody about that driver, hey, he's got sex appeal, he's got a lot of money, he knows how to drive really well. Just the thing itself is doing all that projection for him. When you lose that relationship, when people decide, you know what, I don't really need that avatar anymore, you know, I'm fine with my phone, that's me, then 2 tons of metal suddenly becomes an elevator. Questa macchina perché mi ricorda le cose che mi piacciono, tipo a me mi piacciono molti monumenti, può andare dappertutto.
ci si diverte. Il Colosseo, lo Statuto della Libertà, la Torre Eiffel, la Torre di Pisa, il Big Ben e la Muraglia Cinese. Young Johnny Steele has an Oldsmobile. He loves a dear little girl. She is the queen of his gas machine. She has his heart in a whirl. Now when they go for a spin, you know she tries to learn the auto. So he lets her steer while he gets her ear and whispers soft and low, come away with me, Lucille, in my merry Oldsmobile. Down the road a light will fly, automobiling, you and I.